Questa iniziativa già l'anno scorso è nata e è riuscita a svilupparsi grazie soprattutto anche all'associazione Bianco, perché proprio l'idea nasce proprio dalla nostra iniziativa del mercato coperto, che mai quest'anno abbiamo fatto il quinto anno, mettendo insieme tantissimi artisti, pittori e fotografi. Da un input di dire inventiamoci qualcosa per primavera sul centro storico è nato questo fermo attivo. Abbiamo 16 luoghi espositivi in un itinerario che ha come punto di partenza sempre la trecentesca Torre Matteucci. L'itinerario svolge verso la piazzetta. Questo luogo della città, che è il Corso, è un luogo di un'importanza incredibile, dove troviamo veramente tutto quello che era, molto di quello che era la storia della nostra città, considerando che il Corso prima nasceva 4-5 metri sopra quello che oggi viviamo. Dunque partiamo proprio dall'antico teatro fino ad arrivare ai luoghi che sono stati quelli di Oliverotto. Allora, su questo percorso noi andiamo a riscoprire anche quest'anno dei luoghi nuovi, ma il cammino è anche proprio all'interno della nostra storia. Questo è il senso che abbiamo voluto dare. Dunque, dalla Torre Matteucci ci fermiamo al primo palazzo che incontriamo sulla destra, tra l'altro ristrutturato pochi anni fa, che è il Palazzo Silvestri, già Bulgarini, che ha al suo interno un'antica pavimentazione d'ingresso con un rosone fatto in cotto molto bello e un cortile sicuramente non conosciuto. Subito dopo abbiamo quello che tutti conoscono come il giardinetto vicino alla Torre Matteucci, quel giardinetto che oggi è della Cassa di Risparmio, abbiamo pure quello con dei pittori che espongono. Quel luogo era lo spazio dell'ex chiesa di San Matteo, che partiamo parlando del 1500, poi è stata diroccata alla fine del 700, ma abbiamo ancora a fianco quella che era la casa parrocchiale, quella è ancora la casa parrocchiale dell'ex chiesa di San Matteo, tant'è che c'è proprio un'iscrizione su una pietra proprio all'ingresso. Scendendo troviamo una delle parti più storiche della città, che è oggi abbiamo il palazzo, che era comunque il palazzo Fracassetti, abbiamo un occhio che guarda poi dopo su Palazzo Trevisani, il Palazzo Raccamadoro, che ovviamente è chiuso tanti anni, non è possibile, ma abbiamo pensato di oltrepassare il muro con una foto che ruba il giardino che è all'interno e ci parla di questo giardino, del perché è stato costruito in quel modo. Scendiamo, troviamo il Palazzo di Giustizia con la sua antica storia insieme che va di pari passo con la chiesa di San Filippo Neri, la bellezza di Palazzo Baccaroni, la bellezza che chissà quanta gente ci è passata sotto al palazzo e nessuno si è messo sotto a guardarlo proprio dal portone, dove il palazzo viene ricostruito su un'antica torre. E se guardate c'è in alto una finestra rotonda. Noi entriamo nel vicolo Migliorati, nella via Migliorati, e entriamo nel cortile, poi percorriamo dietro Palazzo Monti, abbiamo la ristrutturazione lì del Palazzo Marinelli, che però guardatelo con un occhio veramente da turista, perché è un palazzo di una bellezza incredibile, ancora con due finestroni medievali, con dei resti di porte, di arcate in cotto cesellate in maniera incredibile. Un ingresso, un'antica strada che entra dentro il palazzo e porta dentro un cortile. Però lì ci abbiamo, non so, Via della Zecca, qualcuno si domanderà perché sta lì Via della Zecca. Allora ci abbiamo messo noi un poster che racconta un po', affermo perché la Zecca, che non è nell'ultimo minuto, ma prima dei Romani. La bellezza di quest'anno è questo cortile nascosto, stupendo, bellissimo, che troviamo subito dopo. Perché Via Migliorati sale tra i due palazzi di Corso Cavour, percorre dietro Monti, Palazzo Monti, e riscende sempre Via Migliorati. Al momento della discesa un privato, un amico, ci ha concesso di entrare in casa sua. Lui entra di là, in Bianca Maria Visconti, dall'altra parte, il cortile dall'altra parte. È stata una scoperta incredibile, perché il cortile è un cortile del 500 che a vedersi forse non è niente di speciale, è molto grande,
c'ha un giardinetto interno, tra l'altro, e c'ha un antico pozzo, e ha su una parete del vicino un accenno di antiche finestre arcate che si presume siano di un antico monastero, ma la storia ci dice che così in atto i monasteri non ne sorgevano. Come ritorniamo sul coso, subito di fronte il dottor Paolo Gorchia ci ha concesso di aprire la sua casa, era l'antico, l'antica corte, l'antico cortile di accesso alle stalle del Palazzo Maggiori. L'abbiamo rinfrescato con una presenza di un artista che vive in quel palazzo, è un'eccellenza di livello mondiale, si chiama Lino Grandi, uno dei più grandi esperti di effetti speciali cinematografici. Si è innamorato di Fermo e lui ha preso residenza a Fermo. Altro ringraziamento in questo percorso, è ovvio che devo farlo al prefetto, ha concesso volentieri l'apertura del cortile di Palazzo Nannarini. Costruito il cortile a tre piani, praticamente, che è la corte, il terrazzo e il giardino pensile. È l'unico esempio in città di costruzione a tre vie, diciamo. Ci troviamo a Largo Fogliani, con la bellezza del Palazzo Fogliani, abbiamo avuto la disponibilità del drone del Palazzo Marini per l'esposizione di queste opere. Andiamo verso Piazzetta, abbiamo un museo veramente incredibile, quello di Piazzetta, e questo per motivo di quest'anno nasce proprio per Piazzetta, perché cioè, Piazzetta è l'oratorio di Santa Monica, ma entrare nella chiesa di Sant'Agostino è un museo nel museo, l'esposizione della Sacra Spina, e anche qui la storia ci riporta al 1300, Sant'Elpidio in mare, la Sacra Spina rubata, poi data in dotazione proprio agli agostiniani che ancora la tengono, e c'è una curiosità incredibile. Sulla piazzetta ovviamente ci andiamo ad inserire la chiesa di San Zenone, che è la più antica. Come itinerario praticamente abbiamo quasi finito, risalendo per l'Attanzio Firmiano, abbiamo anche lì un'apertura straordinaria della chiesa di San Pietro. Il percorso ce ne andiamo verso il belvedere della Strada Nuova. La passeggiata alla Strada Nuova l'abbiamo voluta mettere proprio sul programma, proprio per riscoprire la bellezza della Strada Nuova e del suo panorama.